Eccoci in un nuovo video di Microcose e qui troverai tutto, ma proprio tutto, sulla priorità di diaframma o di apertura. Premettendo che io odio, ma proprio odio lasciare scegliere alla fotocamera i parametri di scatto e anche i punti di messa a fuoco, però riconosco che in certe situazioni non utilizzare gli automatismi è proprio una scelta poco furba, perché in realtà sono davvero un grandissimo aiuto, anche se vanno utilizzati con una certa cognizione di causa. E allora in questo video troverai la risposta alle domande che ti stai facendo quando guardi la rotellina dei programmi e ci vedi scritto AV o A sopra. Però non tutte le fotocamere hanno la rotella con i disegnini e le scritte sopra. Sono appena rientrata da una vacanza mentale di qualche settimana e chi mi segue su Instagram già lo sapeva che non avrei postato per un pochino perché lì posso scrivere delle cose, mentre qui su YouTube ancora non mi lasciano perché siete ancora troppo pochi sul canale, quindi iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi! Lavando le ciance e a cosa serve la priorità di diaframmi o di apertura? Serve quando non hai modo per metterti a smanettare con la velocità di scatto per raggiungere l'esposizione corretta e allora lo fai fare alla fotocamera. Però vuoi assolutamente mantenere il controllo sulla profondità di campo. Quindi la modalità di scatto a priorità di apertura o diaframma, che viene indicata sulla fotocamera con una A o con una AV, serve per gestire lo sfocato che ti permette di staccare di più o di meno il soggetto dallo sfondo, da quello che lo circonda, lasciando però alla fotocamera la gestione del tempo di scatto. E se vuoi anche degli ISO, basta impostarli in automatico. Quando è meglio usarla? La modalità di scatto a priorità di apertura può essere utilizzata praticamente in tutte le situazioni. Ad esempio, si usa molto nel ritratto, nelle macro e nello still life per staccare il soggetto dallo sfondo. E inoltre in tutte le situazioni dove non puoi mantenere costante la velocità di scatto per vari motivi, ma vuoi avere quel determinato effetto di profondità di campo sulle tue foto. Come funziona? Allora, seleziona sulla tua fotocamera, seleziona nella tua fotocamera dal menu programma di scatto o dalla ghiera per il programma di scatto il simbolo A o AV e poi imposta un valore di apertura del diaframma. L'apertura è indicata da dei numeri preceduti da una lettera F o dalla lettera F una barra. Più grande il numero, più piccola sarà l'apertura. Questo perché il numero dell'apertura che vediamo dopo la F è dato dalla divisione tra lunghezza focale e diametro effettivo dell'apertura. Quindi il diametro reale dell'apertura è dato dalla lunghezza focale diviso il numero di apertura. Ad esempio, la dimensione dell'apertura per un obiettivo da 50 mm con f/2 sarà di 25 mm. Ecco perché la dimensione dell'apertura viene indicata con f/2, ad esempio, ed essendo una divisione sarà più grande, più piccolo il numero. Quando scegli il valore dell'apertura devi sempre considerare che più alto è il numero, più ampia sarà la profondità di campo e più lungo sarà il tempo di scatto o più alta sarà la sensibilità ISO. Il valore che hai impostato come valore di apertura del diaframma rimarrà fermo mentre la fotocamera farà variare per ottenere l'esposizione corretta il tempo di scatto e la sensibilità ISO se l'hai lasciata in automatico. Ma perché tra le modalità di scatto semiautomatiche quella di priorità di diaframma è quella più utilizzata? Allora, la velocità di scatto è data dalla quantità di luce che entra attraverso l'obiettivo e dalla sensibilità ISO. Siccome la quantità di luce che entra dentro un obiettivo è data dall'apertura del diaframma, viene da sé che se noi aumentiamo l'apertura di diaframma, inevitabilmente il tempo di scatto si ridurrà. Oppure il tempo di scatto si ridurrà alzando la sensibilità ISO. Però sia l'apertura del diaframma che la sensibilità ISO impattano sull'estetica finale della foto. Quindi è meglio fare una scelta conscia e non lasciare alla fotocamera la gestione di questi due parametri e lasciarle gestire il tempo di scatto. Perché solamente in alcune situazioni la velocità di scatto incide sulla riuscita di una foto. Ad esempio, se è un soggetto in movimento e ha una scarsa quantità di luce. In quel caso lì, forse è meglio utilizzare una priorità di tempi. L'unica controindicazione all'utilizzo della priorità di diaframma è l'incorrere nell'effetto mosso. Però, tenendo in mano una fotocamera in modo corretto, con i vari sistemi di stabilizzazione e in ultimo il migliore amico del fotografo, ovvero il treppiede, l'effetto mosso può essere tranquillamente superato. Bene, per questo video è tutto. Alla prossima! Ciao!